Potrebbe essere di un uomo ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e poi fuggito, il cadavere ritrovato nel giardino dell'ex Res Romoli da un giardiniere che stava falciando l'erba. Una svolta nelle indagini portate avanti dalla squadra mobile della questura del capoluogo, diretta da Tommaso Niglio. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l'uomo mesi fa sia fuggito dal nosocomio dove era ricoverato, trovando poi nel giardino della struttura abbandonata un ricovero di fortuna. Sarebbe morto da mesi, infatti. Gli agenti della mobile stanno valutando questa possibilità in relazione al fatto che mesi fa un uomo si sarebbe dileguato dalla struttura medica senza avvisare nessuno. Di qui la fuga nel giardino della Res Romoli e la morte probabilmente a causa di un malore. Un'ipotesi investigativa da confermare, ma sulla quale la mobile sta lavorando per vedere se la denuncia di scomparsa può essere compatibile con il ritrovamento dell'uomo, che però sembra avere le stesse caratteristiche del cadavere ritrovato, un maschio tra i 40 e i 50 anni caucasico. Sarà comunque l'autopsia a chiarire le cause della morte. Sembra certo che comunque non si sia trattato di morte violenta. Gli investigatori escludono che possa essersi trattato di omicidio, per cui resta in piedi l'ipotesi del malore e si sarebbe vicinissimi alla conclusione dell'indagine una volta avuti questi riscontri. Il cadavere era in uno stato di forte decomposizione, per cui non è stato possibile effettuare gli esami del DNA per risalire all'identità.